Grazie all'episodio 27 di Inazuma Eleven Orion abbiamo scoperto che a comandare l'organizzazione Orione non era il Gidekanan che abbiamo conosciuto sin dal primissimo episodio di questa serie, ma Bernard Gidekanan, vero presidente di appunto Orion e padre di Froy, il capitano della nazione russa. Il vecchio Gidekanan non era altri che il maggiordomo, ovvero Gustav Nikolsky, che fino ad ora aveva preso il posto di presidente per via degli impegni di Bernard. Con l'introduzione però di questo nuovo personaggio, le carte in tavola cambiano drasticamente, e non solo perché ora Orion sembra fare sul serio, ma perché ci potremo trovare di fronte ad un antagonista davvero davvero cattivo questa volta. C'è da dire che Bernard apparve per la prima volta nella nuova opening con l'episodio 22, dove però vedevamo solamente la sua silhouette. Avevamo già ipotizzato che quello alle spalle di Gidekanan, che ora sappiamo essere Gustav, fosse il vero capo di Orion, ed effettivamente è stato così. Bernard è entrato in gioco e ora ci troviamo ad un punto focale della trama di questa serie. Troviamo infatti Shinjo Takuma che viene avvertito dallo stesso Bernard che per prevenire un suo tradimento sa benissimo come colpirlo, ovvero marchiando suo figlio con il sigillo di Orione. Ed anche Froy sembra avere qualcosa di strano, a dire il vero. Ma andiamo con calma. Nella sigla d'apertura dell'episodio 27 abbiamo potuto vedere come proprio Bernard sia stato inserito alle spalle di Gustav, lasciandoci però con un pensiero. Se quelle non sono effettivamente delle ombre, come avevamo pensato per la prima volta, possibile che accadrà qualcosa a Shinjo Takuma e a Froy Gidekanan? Non mi viene affatto difficile pensare che in seguito agli avvenimenti futuri di Inazuma Eleven Orion la sigla venga ancora una volta modificata, ma questa volta con proprio Takuma e Froy cambiati drasticamente e caratterialmente. Ad esempio, sempre nell'episodio 27 abbiamo visto Froy comportarsi in maniera molto fredda e distaccata con i suoi compagni di squadra, che non li considera affatto come tali, ma come dei veri e propri subordinati, e tutto questo mentre stava parlando con Hikaru. Questa è una cosa molto strana, dal momento che lo stesso Froy sembra avere intenzioni ostili contro suo padre e l'organizzazione Orione in generale. Ma se fosse proprio Bernard colui che andrà a modificare il carattere di suo figlio? Con il sigillo di Orion, il presidente potrebbe controllare Froy senza problemi, magari potrebbe esercitare addirittura una sorta di controllo mentale sul numero 9 della nazionale russa, che potrebbe infatti scontrarsi con Ichiyoshi e poi tornare alla normalità. Dall'altra parte invece Shinjo Takuma, come ipotizzato da molti, potrebbe effettivamente essere il padre di Asuto, e questo per molteplici motivazioni discusse più volte sul web. Tuttavia ora potrebbe arrivare un'ulteriore conferma della vera identità di Takuma, che come detto anche in precedenza è stato avvertito da Bernard che per prevenire il suo tradimento suo figlio verrà marchiato con il sigillo di Orione sulla sua pelle. Questo suo figlio di cui si parla potrebbe benissimo essere Asuto, e un cambio di carattere nello stesso Takuma potrebbe starci benissimo. Per quello che sappiamo, Shinjo potrebbe essere una spia di Chokinun all'interno dell'organizzazione Orione, o addirittura potrebbe essere lui a capo dell'organizzazione creata per combattere proprio Orione. Ma per ora possiamo solamente ipotizzare. Quello che però è praticamente certo è che succederà qualcosa sia a Takuma che a Froy. Spendendo due parole per Shown, non credo affatto che il numero 4 dell'Inazuma Japan sia la spia di cui avevamo parlato nell'episodio 24. Da quello che possiamo vedere, Shown non viene incolpato da Aiden, anzi, nella scena in cui vediamo Shown mandare la mail, non c'è davvero nulla che ci possa far pensare che lui sia davvero la spia. E ripeto, Aiden ripone fiducia in suo fratello, quindi perché saltare a conclusioni affrettate? Ritornando al nostro discorso, ricordiamoci che, come ha detto lo stesso Bernard nell'episodio di questa settimana, Takuma starebbe ancora seguendo gli ideali dello scorso presidente di Orion, il quale molto probabilmente non c'entra nulla con tutta questa faccenda dei discepoli. Penso infatti che il padre di Bernard possa essere stato anche lo scorso presidente dell'associazione calcistica mondiale, e che quando era ancora in vita abbia conosciuto Chokinun. Lo stesso allenatore dell'Inazuma Japan potrebbe essere stato bandito dall'associazione calcistica da proprio Bernard, e questo una volta che, sempre parlando ipoteticamente, egli prese il posto del padre in seguito al suo decesso. Sappiamo infatti che Bernard, oltre ad essere il presidente dell'organizzazione Orione, è anche il presidente dell'associazione calcistica mondiale. Quindi tutto potrebbe essere. Ma ditemi, secondo voi vedremo davvero un cambio di personalità in Froy e Takuma? Il figlio di quest'ultimo sarà davvero Asuto? E il numerato dell'Inazuma Japan potrebbe seriamente venire marchiato con il sigillo di Orione? Una risposta per tutte queste domande arriverà sicuramente con i prossimi episodi della serie. Ma per ora fatemi sapere la vostra con un commento qui sotto. Come al solito vi invito a supportare il canale con un mi piace, a condividere
condividere questo video con i vostri amici che amano follemente in Zoom Eleven, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di passare anche da Instagram e soprattutto Telegram che trovate in descrizione. Ma da Diego dal corner per oggi è tutto e giochiamo a calcio!